quarta puntata di Sangro Azzurro e come vedete stiamo già totalmente perdendo la testa, quindi sigla. Guardate, guardate Sangro Azzurro, tutti quanti, tutti i tifosi, chi ama il Napoli, guardate Sangro Azzurro, ok? Ragazzi, vi amo. Oggi vi raccontiamo la domenica mattina a Castel di Sangro. In giro da queste parti trovi molte fontane con l'acqua bella fresca e molto buona. C'è il fiume che attraversa la città e poi c'è un'ancora. Ma che ci fa un'ancora in una città di montagna? Vabbè, comunque non portatevi le pesche perché sono vietate. Stamattina l'allenamento del Napoli era a porte chiuse. Il meteo regalava una giornata bellissima di sole e quindi molti hanno approfittato per portare i bambini a giocare alla villa comunale. Io pure mi sono fatto una passeggiata, ma quando ho visto il campo da basket in lontananza ho avuto un solo pensiero. Come andiamo? Come ti chiami? Alessandro. Dove stai andando? A Napoli. Stai andando a Napoli? Mo te ne stai andando a Castel di Sangro? Mo che sta la partita? Sono in derissa. Allora la domanda è proprio come mai sei venuto a Castel di Sangro? Mi ci hanno portato, i miei amici. Quindi sei venuto da dove ci hanno portato? Mi hanno portato. Come va a te? Benissimo, non bene. Però che bello spirito, benissimo, non bene. Sì, è vero, perché io vedo sempre il positivo delle cose. Dovete essere sempre positivi e avere fiducia in voi stessi. E come dico un motto mio, come dice. È un motto mio. E come dice sto motto? E come dice. Come dice? Come dice, è il mio motto. Ho capito e sto cercando di capire. Come dice sto motto? È questo. Come dice. È il motto che dicevo io quando ero più piccolo. Secondo te l'Inter quest'anno può essere una bella minaccia? Primo posto. Più Champions League. Vincete. Ricordati queste parole. Se perde l'Inter mi viene a fare di nuovo un'intervista. E si fa i capelli di colore Napoli. Azzurri. Se non vince l'Inter ti fa i capelli tutti azzurro Napoli. Va bene. Però con la decolorazione. Con la decolorazione. A mano di parola. Senti, tu sei tifoso del Napoli? Sì, ma tu sei autoctono? Come autoctono? Autoctono. E che significa? Loro vengo da Forcella di Teramo. Forcella è un paese, 500 abitanti. Però si chiama Forcella. Quindi se vieni a Napoli ci dici dove sei? Di Forcella. Quanto ami il Napoli? Tantissimo, è la mia terra. Come il cielo, come il mare, così lo amo, così grande. Ha scelto solo cose azzurre, giustamente. Sì. Lo amo come amo mia moglie. A mille e una notte. Amo il Napoli a tal punto che invece mi sta un coppano lì, sto qua, ci ho fatto un'ora e mezza, ma e sto a Castel di Sangro e tengo manco un biglietto per la partita. Ah. Sono proprio... Strunz, sì. Allora, tieni presente quando tipo devi andare in bagno, non ce la vuoi più, stai scoppiando, vai a casa, metti sul bagno, dopo sei sollevato, quella sensazione, no? Ce l'ho sempre quando vedo le partite del Napoli. Sei stato poetico e raccapricciante allo stesso tempo. Arrivavamo tantissimo in Napoli, per esempio tieni presente quando bello e buono torna a casa, mamma che ha fatto, la passa la pomarola fresca, quasi pazzo, mi fa morire. Che sei Napoli per me? Allora io sono di Castel di Sangro, però tifo Napoli da quando ero bambino, infatti. C'hai pure il marchio. C'ho il marchio proprio che dimostra tutti gli effetti, la stima che ho per il Napoli e l'amore che ho oltretutto. Viva Napoli e forza Napoli! Sempre! Siete fidanzati? Sì, sì. Sì. Siete innamorati? Abbastanza. Sì. Abbastanza, ma che risposta è abbastanza? Sì, potrebbe crescere sempre di più, no? Fai finta che c'è la prima di campionato ed è il vostro anniversario. Come ti regoli? Esco sempre con mia moglie, ti dico la verità, con tutto che amo Napoli esco sempre con mia moglie. Come mai? Che me lasci. La porto a vedere innanzitutto, a vedere allo Frosinone stato. Napoli. Certo. Facciamo una vacanza a Frosinone. Sì, ci stiamo là un po' di giorni, ti porto e andiamo a vedere la partita. Sei contenta? Sì. Stadio fisso, sì, assolutamente. No, ci credo che ci avrà il mio campionato. L'anniversario si festeggia una roba. Sempre con mia moglie. Allora. Mica dopo mi viene a lavare i panni della Laurentiis o mi cucina della Laurentiis. Siamo il signor Morifam. Io personalmente lo farei a mezzanotte del giorno prima e poi il giorno dopo sto tutto per il Napoli. Poi quando torno la sera gli porto un bel regalo, una cosa che hai, i fiori. Il giorno prima magari io amo, comunque non mi sei andato assai buono, cioè tutto c'è anzi. Una roba ci sono, poi le buone metto modalità aereo, non la rispondo più. Ma pure quando sta Napoli-Juve, non si accusta proprio, se la sa da scegliere il compagno, ma c'è per Napoli-Juve. Non c'è donna che possa competere. Sì, tatuaggio. Ce l'ho qua, su per vai, va. Ti sei proprio scritto non c'è donna che possa competere 1926. Assolutamente, sì, unico amore. E il primo e sarà per sempre, la maglia è una, non si può cambiare. Le ragazze con tutto il rispetto vanno e vengono. La notizia del giorno va commentata. Chi se ne aiuta? Mario Rui alla Juve, come l'hai presa? Mario Rui alla Juve. Ha filmato?
E la notizia bomba allora, non ci credo. Sono un po' dispiaciuto perché Mario Rui mi piace, a me piace come giocatore. Io credo che se l'ha portato giunto lì. E te ne corno, si sono aiutati. L'avevi sentita stamattina la notizia? Sì, l'ho sentita, infatti sono un po' deluso che se n'è andato. Che se ne deve fare con Mario Rui? Ci ha fatto un favore, ormai è un business. Secondo me è un mercenario. È un mercemario. Mercemario, bravo, faccio una mano. Non è vero, non è andata bene. Sì, mi fa piacere. Non è vero, è uno scherzo. Lo so, disgrazia. Digli scusa che gli hai dato il cornuto. Scusa Mario, mi dai la maglia? Nathan. Nathan, ti stiamo aspettando. Oggi ha fatto le visite mediche. Sabù. Pare di sì. Tu le supereresti le visite mediche se te le facessero? Sì, certo. Allora, se mi fanno le visite mediche, posso starace, secondo me ci può essere una mano. A fare un caffè. Se tu facessi le visite mediche, passeresti secondo te? Mi davano il colesterolo alto. Non so che colesterolo, secondo me, assai. Nathan. Potrei mettermi in forma per giocare nel Napoli. Tengo pure la maglietta. Mi ha regalato presidente. Facile fare, Michele. Michele 7. Ma che è sta cafonata? Perché il cognome non si mette, troppe informazioni. Ma 7 è Elmas. Iso Elmas, Elmas grande. Il Napoli invece adesso sta per fare un amichevole. Contro Augsburg. Chi giochiamo oggi? Augsburg, come si chiama? L'Augsburg. Napoli Augsburg, dico bene? Augsburg. Vabbè, la pronuncia tedesca non ce l'ho molto fine. Augsburg. Dicalo, dica in tedesco. Io, ecco. Augsburg. Augsburg, come si chiama in tedesco? Assenza di Osimhen e Kvaratskhelia in attacco. Osimhen purtroppo non c'è, speriamo negli altri. Forza Napoli. Sempre pollice in su. Forza Napoli sempre. Sempre pollice alzato. Sempre. Vittoria Napoli. Ma se andiamo a vedere l'amichevole? No, non abbiamo le biglietti, quindi siamo qui fuori. O la sentiamo oppure non lo so. Ma facci Taroto. Ci faccio in Maroto, questo è probabile, sì. Napoli Augsburg è appena terminata. Il Napoli ha vinto 1-0, non ha brillato, però almeno si è visto un ottimo raspatore e soprattutto a bordo campo, vicino al presidente, si è cominciato a vedere anche Nathan. Parliamo un po' con la gente. Tipo lui. Non male, però è ancora presto. Mancano tanti giocatori, i titolari non c'erano tutti. Bisogna pedalare. Forza Napoli sempre! Come l'hai vista questa partita? Alla grandissima, siamo forti. Ti è piaciuta, sei soddisfatto? Sì, ci è piaciuta, siamo soddisfatti. Vogliamo Osimhen e Kvaratskhelia. Senti, è stata una bella partita. Avrei voluto vedere Folo Ruscio, mi fa impazzire il nome. Non so dove gioca, non c'è il ruolo, però mi piace come nome, capito? Folo Ruscio. Vuoi che ti faccia piacere Folo Ruscio ancora di più? Sì. Lo sai il suo nome di battesimo? No. Michael Folo Ruscio. Numero 1. Bella partita, solamente che naturalmente urgono acquisti. C'è bisogno di qualcosa altro. Dove urgono? Centrocampo. Infatti oggi che è successo? Ha messo Ostigard a centrocampo. Garzia ti raccomanda sti guagliuni, si stanno facendo troppo male, mi mette paura. Abbastanza buona. Ne avete viste di migliori? Vabbè, certo. Ma come canti tu via a radio ufficiale della ha visito un massimo, mi dà campacenta. Grazie signore. Meritate, diventate, facciamolo. Che possiamo fare per voi? Dateci una cosa sorda se volete. Sangro azzurro è la nostra fede. Un bacio a tutti quanti, forza Napoli. Un bacio a voi ragazzi, siete bravissimi.